Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. L'onorevole Milena Santerini, ex montiana ora del gruppo Democrazia Solidale, lavora da settimane ad un disegno di legge che ben presto sarà depositato alla Camera, che prevede l'abolizione in tutte le scuole del voto in condotta. Oggi questo voto è allineato con gli altri voti, concorrendo alla valutazione complessiva degli studenti, per usare il gergo comune degli studenti, fa media. Chi non raggiunge la sufficienza quindi può essere bocciato. L'onorevole lo vuole abolire per evitare l'emorragia di studenti che abbandonano la scuola e ha detto: non si capisce perché un giovane che ha un 8 in matematica debba ripetere l'anno se ha l'insufficienza in condotta. Cosa ne pensa? È d'accordo con le parole dell'onorevole oppure no? Ma credo che la situazione sia più complessa di com'è, così diciamo banalizzata anche dalle parole dell'onorevole. E credo che un voto in condotta debba rimanere, chiaramente non deve essere l'unica cosa alla quale si guarda, però credo che non abbia senso strumentalizzare queste cose in politiche inutili. L'obiettivo, diciamo, principale di questo disegno di legge è evitare l'emorragia che sta colpendo le scuole, per cui moltissimi studenti abbandonano la scuola nell'arco dei 5 anni di superiori e si pensa che possa essere proprio dovuto anche all'influenza del voto in condotta, quindi vanno bene nelle materie, non si comportano invece così tanto bene, tant'è che l'onorevole dice: proponiamo dei percorsi di volontariato, per esempio, piuttosto che bocciarli per il voto in condotta. Chiaramente dei percorsi paralleli, se studiati, credo, in maniera intelligente e ponderata, non vedo perché opporsi a priori. Chiaramente non credo che vada, diciamo, abolito così in toto puramente per il fatto di dire dobbiamo fare in modo che la gente non abbandoni la scuola, e credo che la ragione non sia nel voto, nella presenza o nell'assenza del voto di condotta. Non credo che questo, anche nel caso venisse abolito, porterebbe a una diminuzione del tasso di abbandono, credo io personalmente. Io penso che la condotta sia abbastanza importante, perché comunque tutti dovrebbero seguire un comportamento rispetto verso gli insegnanti, verso la scuola soprattutto, perché un esempio, il Cairoli, è assolutamente tutto sfregiato, soprattutto all'interno, e questo non è un buon comportamento secondo me. Quindi secondo me la condotta dovrebbe essere mantenuta. Qualcuno dice che qualche ragazzo, qualche tuo collega, dice che 10 ritardi di 5 minuti possono influire sul voto in condotta. Secondo te è giusto? Secondo me sì, è giusto, anche se personalmente sono una ritardataria. È giusto perché comunque bisogna imparare ad essere in orario, sia a scuola, perché poi in futuro dovremmo essere in orario anche nel lavoro. Questo onorevole, per in un qualche modo reindirizzare questi ragazzi poco corretti, propone altre soluzioni, per esempio percorsi di volontariato. Potrebbero essere un'alternativa valida secondo te? Forse sì e forse no, sinceramente non lo so, però potrebbe essere una buona idea. No, io sono favorevole che venga levato il voto in condotta, perché comunque non è giusto che i professori abbiano un peso su una cosa che non può essere riportata, perché non ha un valore attendibile, non è una verifica che è sufficiente il voto in condotta. Può andare che magari un ragazzo sta antipatico al professore e viene bocciato. Quindi non diventa più oggettivo ma soggettivo. Esatto, non è un parametro oggettivo bensì soggettivo. È vero che è possibile ottenere un voto in condotta negativo anche se si arriva in ritardo, per esempio di 5 minuti? Quando andavo io a scuola era così, adesso non lo so, comunque penso proprio di sì. Tu come eri messo col voto in condotta, era negativo o positivo? Ma normale, 8. Quindi non rischiavi per quello? No, per quello no, però c'erano i miei compagni che mi sono accorto che avevano voti in condotta bassi che li meritavano di più alti. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.